Il coronavirus ha provocato una grave crisi, travolto aziende e cancellato posti di lavoro, ma ci sono settori che hanno ricevuto, al contrario, una spinta alla crescita. Capacità e professionalità hanno permesso ad alcuni imprenditori di continuare ad investire su nuove linee di lavoro. È il caso dell'Arkansas, un'azienda con sede a Piaggio di terre roveresche, ma con produzione a Mondavio. Nei giorni scorsi, a Pianaccio, è stato inaugurato il nuovo stabilimento dell'azienda che dal 1980 progetta, realizza e commercializza profili per rivestimenti, raccordo igienico, pavimenti e ferramenta fai da te. Sì, in effetti ho colto l'occasione dopo 2 anni di lavoro di inaugurare lo stabilimento che vedrà la lavorazione dell'alluminio in tutte le sue sfaccettature, con un'attenzione particolare all'impatto ambientale, quindi con un impianto di depurazione all'avanguardia, con tutti i permessi ambientali e diciamo con altre attività sempre all'interno dello stabilimento a basso impatto ambientale. Posso veramente dire di essere fortunato, di ringraziare tutti, compreso le amministrazioni locali, il Comune di Mondavio e la provincia sono state molto solerti nel rilasciare i permessi per i quali noi possiamo oggi operare. La ditta, fondata da Stelio Scriattoli e gestita dal figlio Amedeo e dal nipote Federico, lo scorso anno ha raggiunto i 33 milioni di euro e l'azienda sta continuando ad incrementare sia le esportazioni che la forza lavoro. Ad oggi conta 130 dipendenti, di cui 30 nel nuovo stabilimento di 11.000 metri quadrati, circa 30 invece le assunzioni fatte nell'ultimo periodo. È una giornata importante in primis per l'azienda. Arkansas ha una storia di 40 anni su questo territorio, non la conoscevamo fino a qualche anno fa, però sì, è una giornata importante sicuramente anche per il nostro comune e per la Vallata del Cesano. Nel corso di questi ultimi anni la presenza di questo stabilimento ha portato anche un'occupazione. Il dato positivo è che un'occupazione spesso giovanile, un'occupazione anche femminile, come abbiamo visto oggi davanti al Capannone durante l'inaugurazione, veramente tanti giovani.